tiene banco da diverse settimane la questione relativa al pagamento dei canoni per il servizio idrico a Giugliano. Ancora folle e disagi per i tanti utenti che si stanno rivolgendo allo sportello Publiservizi di Via Labriola, dopo aver ricevuto bollette con cifre esorbitanti o addirittura intestate a persone defunte. La questione adesso verrà discussa anche in Consiglio Comunale, dopo la richiesta degli esponenti di centrodestra. Le problematiche delle bollette dell'acqua sicuramente sono tante, insomma, ed è difficile spiegarle in questo momento. L'intenzione del centrodestra invece è stata quella di convocare un Consiglio Comunale ad hoc, che si terrà il 6 luglio in prima convocazione e il 7 luglio in seconda convocazione, dove appunto parleremo di quanto sta accadendo in città e di tutti i disagi che i cittadini stanno subendo in seguito a queste bollette, a queste fatture ricevute in merito al pagamento del canone idrico, che è ben diverso su quello che deve essere il futuro dell'acqua proprio per la città, che è un argomento ben diverso. Quindi noi ci teniamo a fare questo consiglio comunale per sollevare quali sono i problemi e le istanze che provengono dai cittadini e cercare insieme alla maggioranza, spero in modo unitario, di trovare le soluzioni e di indicare alla ditta di procedere nel migliore dei modi per evitare di creare dei disagi in città. Consulenze gratuite per i cittadini saranno fornite dall'Associazione Consumatori AEC, che già sta seguendo il caso, e dalla neonata Ideazione. Sì, principalmente degli errori di calcolo, ma non solo, ci sono anche tantissimi errori di intestazione, addirittura delle fatturazioni. Mi aggiungevano voci in città addirittura di persone defunte, insomma, oppure di più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare che sono tutti sotto lo stesso tetto e quindi unico contatore. I problemi sono tanti. Infatti anche come associazione, da poco è nata un'associazione territoriale che si chiama Ideazione, che ha sede a Viennello Palumpo 58, e proprio come associazione insieme a AECI Campania, che è un'associazione di consumatori, da lunedì inizieremo un percorso per dare la possibilità ai cittadini di evitare delle file interminabili presso la Publiservizi e di avere delle spiegazioni in merito alla propria bolletta, se la bolletta è fatta in modo corretto oppure la bolletta deve essere rivista appunto dalla Publiservizi. Quindi invito i cittadini, approfitto per invitare i cittadini anche a venire lunedì dalle 9 alle 12, ripeto, a Viennello Palumbo, nella sede di Ideazione al primo piano di fronte al Borgo Meridiano.